rapporto che mi ha mandato Rosanna in questi giorni, a cui faccio i complimenti a lei, all'ISPRA e ovviamente alle agenzie per il lavoro di dati, di raccolta dati e di insomma, indicazioni importanti credo che emergano da questi rapporti che vengono fatti, che secondo me la politica dovrebbe usare un po' di più. Poi ci sono tanti dati, io mi sono segnato alcune cose che mi piacerebbe anche approfondire, su cui mi piacerebbe molto approfondire la discussione, a me mi piacerebbe che lo facessero anche altri. Ma non c'è dubbio che insomma, dal quadro che emerge ci sono tante situazioni assolutamente positive, percentuali di raccolte che sono aumentate. Purtroppo a me sembra di vedere un po' nei dati, ma devo dire anche toccando con mano, che c'è una forbice invece che si sta aprendo un po' sempre di più nei confronti del sud. Diciamo, mentre il centro tutto sommato tende in qualche modo a recuperare una situazione diciamo di deficit preesistente, il sud, se penso, a parte probabilmente la Campania, non mi tocca dire una cosa, ma la devo dire, l'unica cosa che funziona è l'impianto di incenerimento, su cui io non sono un noto amante degli inceneritori, ma devo dire che dalla visita fatta recentemente, a me ne abbiamo già fatte tre, l'unica cosa che mi sembra che stia funzionando molto bene è quell'impianto lì. Ci si è speso su un po' di soldi rispetto a quello che era prima, però diciamo che alla fine è ben gestito e sta lavorando bene, e meno male che c'è, perché se non ci fosse quell'impianto probabilmente quei buoni dati che oggi la Campania riesce a mettere sul tappeto non ci sarebbero. Purtroppo non si può dire la stessa cosa della Calabria, assolutamente della Sicilia, e forse addirittura dei dati ufficiali, io avrei dei dubbi sull'ufficialità dei dati, però diciamo che dai dati ufficiali stessi ci si rende conto che è stato fatto un passo indietro addirittura, quindi ci sono delle criticità forti ancora nel paese che vanno assolutamente considerate. Guardate, io ho visto che la percentuale di rifiuto che va in discarica è diminuita, no, rispetto al tempo, che c'è un pretrattamento che oggi faticosamente si può fare. Però lo dico sempre, sono un grande sponsor dell'economia circolare e sono molto d'accordo con quello che diceva prima Brandolini. Sarei molto felice se nel giro di 2 o 3 anni gli impianti esistenti fossero la norma, ecco, la dico così, perché di quelle discariche che spesso io insieme a tanti colleghi ispezioniamo in giro per l'Italia, anche al nord, devo dire, purtroppo abbiamo avuto uno spaccato in Liguria non troppo edificante, ma queste discariche non sono norma, producono tonnellate di percolato. Anzi, sarebbe interessante aggiungere un dato, anche se mi rendo conto che sta a cavallo tra gli urbani e gli speciali, però sulle tonnellate di percolato, dove vanno smaltite, quante continuano a essere prodotte, dove vanno smaltite, a che costi, quali sono le imprese che ci lavorano, no? È un dato che potrebbe darci qualche indicazione importante, così come sul tema dei trasporti, perché poi tutto percolato, non essendoci gli impianti quasi mai nei luoghi dove ci sono le discariche, non dico quasi mai, sto parlando delle situazioni più critiche, mi chiedo scusa, non di quelle che funzionano. Sarebbe però interessante capire insomma perché ci sono tutti questi ritardi sulle realizzazioni. Quindi quello, il messaggio che mi sento di dire è benissimo tutto, l'innovazione è perfetto, benissimo questi piani di riduzione, a parte che ogni tanto bisognerebbe andare a rendicontare, cioè a vedere in questi piani di riduzione che ogni regione oppure che anche il Ministero ha messo in campo poi che cosa è davvero successo, che se no rischiamo di accavallare piani su piani senza mai avere una rendicontazione che ci dice abbiamo raggiunto questi risultati o non quegli anni. Però dicevo, va benissimo tutto. Ottimo il fatto che su tante filiere siamo leader, però attenzione perché abbiamo ancora una parte, cioè, che non è innovativa, non rispetta le minime condizioni di legge per la gestione di impianti normali. Poi c'è un'altra questione che recentemente ero a Brindisi, recentemente, dove c'è stata purtroppo un'emergenza, perché anche lì hanno avuto rifiuti per strada, perché hanno avuto
la discarica dei rifiuti solidi urbani che è stata sequestrata. Qui ci sono tutta una serie di conti, la copertura dei costi di servizio, così, però di queste coperture, quali sono quelle reali effettive che vengono pagate? Perché ci sono delle realtà dove paga il 20% della gente. Allora, che sia la gestione pubblica, che sia la gestione privata, se tu dai a uno che vince una gara che il servizio costa 100 e tu introiti 20, dopo 5 minuti iniziano tutti i problemi di contenzioso. No, piena di contenzioso, perché chi la vince fa di tutto per vincerla, no? Cioè, in situazioni assolutamente complicate, e il giorno dopo iniziano i problemi con il comune o con quello che è. Per cui il dato interessante che bisogna che anche i comuni però mettano sul tappeto, no? Nel momento in cui giustamente dicono e rivendicano tante cose, io lo dico sempre ai sindaci, ma quanto pagano i nostri cittadini? Perché abbiamo un costo così, è vero, però se paghi il 10% o il 20% che non riesci, quello il problema ti si apre da lì, perché dopo chi paga? Cioè, sono servizi che comunque costano, cioè raccogliere la spazzatura costa. Per cui io credo che questo sia un tema che vada un po' posto sul fatto che i servizi vanno pagati. Allora, in certe parti del paese probabilmente succede, magari l'illusione c'è una percentuale fisiologica, ci sono altre parti del paese dove non è fisiologica, e quindi io credo che anche su questo qualche ragionamento vada fatto. Poi non c'è dubbio che c'è un deficit impiantistico in generale, sposo tutto quello che diceva prima Filippo, cioè è vero, perché non sempre quando si parla di impianti si debba necessariamente pensare a un inceneritore, qui vabbè, c'è una discussione sempre molto complicata e difficile, però anche tutti gli altri impianti sono comunque impianti che recuperino, che riciclino, che hanno un minimo di impatto. E qui pensate agli impianti di compostaggio, si può sempre arrivare anche qui, per cui anche questi nessuno li vuole, perché sennò diventa nessuno vuole niente, i rifiuti finché vengono prodotti da qualche parte devono essere smaltiti. Allora io credo che soprattutto quando si parla di economia circolare, e l'ha già detto Filippo, bisognerebbe ragionare molto di più a monte, non c'è niente da fare, perché guardate anche le situazioni a valle, anche questi impianti, poi ce ne sono di più sofisticati o meno, però io ho visto impianti di separazione in cui le condizioni dei lavoratori, parliamone, perché una donna che sta a 800 euro al mese a fare questo lavoro per 8 ore al giorno, vabbè, recupererà il 30% di materia o quello che è, però diciamo che quelle condizioni di lavoro non sono proprio fantastiche, per cui quando si guarda questo tema io credo lo si debba guardare a 360 gradi, non solo nell'aspetto siamo riusciti a recuperare il 10%, ma anche che cosa vuol dire quella roba lì, qual è lo spreco di energia che c'è. Quindi, poi è vero che la tecnologia sta facendo progressi da gigante, per cui su questi impianti sicuramente ci sono dei miglioramenti, però insomma i ragionamenti io credo vadano fatti un po' a 360 gradi. Poi insomma la governance del processo dei rifiuti solidi urbani. Io non so se adesso noi tutto è mandato nella parte pianificatoria sulle regioni, dopo le regioni se va a vedere più o meno i piani ce li hanno tutti più o meno. Dopo bisogna andare a capire se quei piani sono stati attuati, come sono stati attuati, perché mettersi a posto formalmente uno si mette il cuore in pace, buonanotte, però in realtà non è proprio così. Quindi anche qui facciamoci un ragionamento, perché se questo sistema di decentramento regionale non funziona, bisognerà che il governo se ne assuma la responsabilità, perché insomma non è che si può chiamare fuori completamente da questo disegno, né può entrarci solo con un articolo dello Sblocca Italia che è la 35 per l'incenerimento e per il compostaggio, facendo un po' di pasticci anche nel decreto ministeriale successivo, mi permetto di dire, anzi un po' tanti. E quindi voglio dire, se si decide che quello è la strada, cioè centralizziamo anche la pianificazione, vediamo di, come posso dire, un rapporto di tipo diverso, si sia conseguente. Ho visto stamattina che il ministro Galletti, riprendendo una discussione, quella che hai detto anche tu prima, questa questione dell'autority nazionale, su cui ci sono anche qui pro e contro, però
già avere comunque un posto da qualche parte dove si capisca qual è, cosa deve costare a tonnellata spartire un rifiuto, fatto in un modo, la qualità del servizio, insomma, regolamentare a livello nazionale, questa questione, credo che anche questo forse ce n'è bisogno. Abbiamo regolamentato tante cose, forse anche meno importanti. Quindi, voglio dire, c'è da metterci le mani pesantemente sulla questione della governance del sistema, a mio parere, lasciando sicuramente ai comuni delle responsabilità importanti, perché sono l'anello attaccato al cittadino, e quindi è evidente che sul tema della gestione diretta e del sistema di raccolta, i comuni devono dire la loro, tenendo presente sempre che però, e anche qui quando mai si deciderà, io spero che adesso non ci sia ancora questa idea di ricentralizzare in un'unica tassa, no, il tema dei rifiuti, ancora, cioè, ancora sta discussione, io ho visto questi dati sulla tariffa puntuale, mi sembra che ci siano delle indicazioni anche interessanti dal punto di vista di quanto costa il servizio rispetto al resto e sull'efficacia del servizio. Credo che sia quella la strada maestra. Poi alcune regioni stanno legiferando, adesso forse a Brandolini non piace troppo la legge regionale della regione, dell'Emilia-Romagna, però secondo me ha delle indicazioni interessanti su cui insomma, bisognerebbe porre l'attenzione. Ecco. Però è un sistema molto in movimento, ripeto, dove da un lato sulla differenziata, anche sui consorzi c'è bisogno di aprire secondo me un ragionamento organico, non a spot dentro le leggi, ma un pochino più organico, perché è un sistema che ha dato dei risultati eccezionali, ma come tutte le cose nella vita, dopo un tot di anni sono cambiate un po' di condizioni. Quando si è partiti la raccolta differenziata non esisteva, oggi stiamo parlando d'altro, quindi probabilmente capire come introdurre elementi di concorrenzialità potrebbe essere interessante per tutti. Ecco, è uno sforzo che anche su questo, con un confronto serio, si può fare. Però ecco, occorre una regia per fare tutta sta roba e non può essere, secondo me, che una regia centralizzata. Dico altre due cose e chiudo. Ci sono in alcune fasi programmatorie, perché anche qui bisogna che le amministrazioni in qualche modo si colleghino. Parlava prima l'assessore di Roma, poi ci siamo sentiti in diverse audizioni, perché noi stiamo facendo come commissione una verifica sullo stato. Io vedo solo delle cose che non vanno, quindi l'osservatorio purtroppo è quello lì, è un sforzo poi di realizzare, però lo sguardo, però è quello lì. È evidente che una scelta forte come è stata fatta dal Comune di Roma, o come potrebbe fare un comune come Genova in Liguria, non è che la regione può andare dall'altra parte. Cioè, se si decide di andare verso quella direzione, quello che avete in un qualche modo anche poi, credo, formalizzato con la chiusura del contratto di servizio con AMA, cioè di quattro distretti, la raccolta, cioè, non è che la regione va dall'altra parte, perché il Comune di Roma rispetto alla regione non è come Ferrara rispetto all'Emilia-Romagna. È evidente che è condizionante, così come è stata Genova. E non è un caso che tutte e due queste regioni, Genova di fatto, cioè la Liguria di fatto è in emergenza, proprio perché non c'è mai stata una, come posso dire, unione di intenti tra i due enti principali, uno che programma e quell'altro che nella gestione, nella raccolta, è fondamentale e che ha la sua politica. Allora bisogna che sia un'unica politica. Perché se no tutte queste cose non sono cose teoriche, si pagano con quei problemi che avete detto prima, perché poi allora una volta si decide di fare l'inceneritore, poi cambia l'amministrazione e dice che l'inceneritore non si fa più, poi si decide di fare il TMB, poi la regione dice una cosa e il comune dice un'altra, intanto non si fa niente. I rifiuti vengono prodotti tutti i giorni e da qualche parte devono andare. Quindi secondo me è per questo che dico forse è giunto il momento che qualcun altro prenda un po' le redini della partita e provi a determinare anche forse qualche regola nuova. Perché se un paese siamo unico bisogna che lo siamo davvero. Detto questo, finisco col fatto dell'importanza del dato che diceva poi
antico, di cui insomma, noi ne parliamo tante volte. Ora, io dico questo, la politica, diciamo nel suo insieme, attività legislativa e attività di governo insieme, abbiamo fatto, approvato questa legge sugli ecoreati, discussioni aperte, c'è chi dice che è una buona legge, c'è chi dice che è piena di pecche, c'è chi dice che non si può, insomma, come sempre capita. C'è una parte della legge molto importante, che noi riteniamo importante, che è la parte sesta, che è quella che in realtà tende a ovviare tutta una serie di adempimenti da parte delle imprese solo attraverso un confronto con chi controlla, la dico così, insomma. Nella legge viene messo che devono essere ufficiali di polizia giudiziaria, quindi che devono avere una qualifica di un certo tipo. Oggi le ARPA ci dicono che già questa norma è applicata anche con successo, ci sono dei casi positivi per cui l'imprenditore si mette a posto senza bisogno di aprire un procedimento, e quindi questo è un pezzo che va. C'è un altro pezzo che ormai è diventato per noi una specie di telenovela, che è questa del sistema agenziale, che abbiamo costruito faticosamente, con diversi colleghi che sono ex colleghi che sono qua. Ci abbiamo messo forse 8-9 anni da quando è iniziata la discussione, abbiamo avuto l'approvazione alla Camera, oggi è fermo al Senato, ed è un pezzo importante da un lato perché dà l'ufficialità del dato al sistema delle agenzie, credo che in questo paese se ne sia bisogno, perché se no sono lanci 3 giorni fa con i dati, poi essere gli ambienti con i suoi, poi il federambiente con i suoi, che poi sono più o meno prese sempre dalla stessa parte, però io, poi dopo uno li può elaborare come vuole, ci mancherebbe altro, però che ci sia in questo paese una fonte ufficiale per cui anche il legislatore quando fa la legge possa dire che così come dal rapporto di quello e non dal rapporto dell'associazione ambientalista o dell'organizzazione delle imprese, mi sembra meritevoli lavori, però credo che lo Stato debba avere un suo sistema ufficiale di dati e lì di fatto glielo si dà. Così come si dirime un po' la questione degli ufficiali di polizia giudiziaria, che sono quelli che poi dopo nella legge 68 devono fare quell'operazione che vi dicevo prima, che è così importante per le piccole imprese. Quindi voglio dire, tutto sta se tutto va, perché se no, se si ferma qualcosa, compreso anche la riforma che stiamo facendo della polizia forestale. Cioè, se da quella roba lì viene fuori un corpo di tutela ambientale più organizzato, che poi lavori in maniera più univoca col sistema delle agenzie, cioè si dà una sistemazione alla governance ambientale di questo paese, credo che ne possano beneficiare l'ambiente e anche le imprese, con tutti i problemini che ci possono essere di sistemazione. Se si perde un po' questo filo, io temo che da caos si aggiunga caos. Poi voglio dire, l'Italia ha una resilienza fantastica, per cui gli imprenditori bravi continuano ad essere bravi, e i politici ci si arrangia, ci si arrabatta un po', ma non è che si è aiutato il sistema a funzionare meglio. No, cioè siamo ancora, stiamo pestando un po' nell'acqua. Ecco, allora io adesso c'è una discussione aperta anche con il governo, è vero che c'è una riforma costituzionale in atto ed è vero che l'ambiente passerà come responsabilità, allo Stato, e quindi è evidente che c'è un cambiamento anche costituzionale di cui che dobbiamo considerare. Però io temo che da qua allora, i tempi, ci sono 2-3 anni in mezzo, bene che vada, che però questi processi vanno governati, non è che si può dire vabbè, adesso aspettiamo la modifica costituzionale e nel frattempo quel che succede succede, perché succederà di tutto, succederà, se non si dà un quadro preciso, succederà di tutto, succederà che le ARPA da una parte verranno assorbite dalle regioni, da un'altra parte magari la sanità, da un'altra parte le scompongono, da un'altra parte l'Emilia Romagna sta facendo un'altra operazione che io ritengo virtuosa. Però ognuno fa quello che vuole, dopodiché se l'intento iniziale era quello di dare un quadro omogeneo per tutto il paese rispetto a certi temi, salterà fuori una roba 10 volte peggio di quello che abbiamo oggi. Quindi ecco, questo mi dispiace che non ci sia l'interlocuzione ministeriale, ma con il ministro avremo occasione poi di confrontarci, perché io credo
che su questo schema generale, ma anche su questa questione dei rifiuti, visto che però purtroppo ci si accorge del problema solo quando c'è il rifiuto, ad esempio in questo caso per strada, sarebbe opportuno, e non è, guardate bene, nonostante dati di miglioramento veri, non è che abbiamo risolto quel problema lì, perché abbiamo situazioni che continuano ad andarci, abbiamo situazioni preoccupanti come la Sicilia, nel Lazio io non so come andrà a finire con tutta la turbolenza che c'è, però ci sono già delle situazioni che ci danno le avvisaglie di difficoltà, la Liguria sappiamo che è messa come è messa, insomma, quindi io credo che insomma anche su questo bisogna veramente prendere il toro per le corna in maniera concreta, cioè e non solo con provvedimenti spot messi in qua e là che rischiano invece di creare più problemi di quelli che invece si vogliono risolvere. Ecco, comunque grazie davvero del lavoro fatto dall'ISPRA, come sempre molto puntuale, grazie al contributo di tutti. Noi, la nostra commissione, per quel che è possibile, prova anche a dare, come posso dire, un aiuto dal punto di vista, cioè non è che facciamo solo indagini, cerchiamo anche dove è possibile, raccogliendo le problematiche che ci sono sul territorio, di provare a risolvere o ad aiutare, ecco, a risolvere qualche problema in quanto legislatori. Quindi la disponibilità ovviamente massima anche per le imprese e per i sistemi consortili che oggi hanno parlato. Grazie.